Colonnevole Del Rio in visita a Termini Imerese a un anno dall'apertura della campagna elettorale di Maria Terranova Sindaco. Onorevole, lei è stato sindaco di una città bellissima come Reggio Emilia, presidente dell'ANCI, conosce benissimo le problematiche di una città importante, e quando è venuto qui a Termini ha ribadito un concetto fondamentale: un comune solido, un'amministrazione solida. E deve essere pronta per sfruttare le occasioni del recovery fund. Sì, assolutamente. Adesso Maria ha conquistato il comune con la fiducia dei cittadini, ha la possibilità di cambiare il destino della sua comunità in meglio, di migliorare le condizioni di vita delle persone e questa occasione l'avrà ancora di più grazie ai fondi che l'Europa finalmente ha dato ai paesi perché sviluppino appunto coesione sociale, lavoro, molto lavoro, opportunità, servizi. E quindi i sindaci diventeranno protagonisti del recovery, sempre di più. E io penso che Termini abbia la possibilità per essere in Sicilia protagonista ed esempio di una rinascita. A proposito di questo, chiaramente lei è capogruppo alla Camera del Partito Democratico. Termini Imerese è sul tavolo della crisi ormai da diversi anni, la crisi ex Fiat che insomma, è davvero pesante in questo territorio e si fa sentire forte. Siamo a un punto morto, ancora una volta, un binario morto. Come pensa si possa evolvere? Quali sono l'auspicio che potete fare come parlamentari? No, intanto purtroppo le persone a cui avevamo dato fiducia e finanziamenti per risollevare il destino dello stabilimento ex Fiat hanno purtroppo deluso le aspettative, questo va detto. Io ero qui anche nel 2015 col Presidente del Consiglio proprio per chiudere gli accordi e avevamo molta fiducia. Purtroppo le cose sono andate diversamente, non è stata trovata una vera risposta a quell'area. Adesso, anche oggi, ho parlato con l'autorità portuale di Palermo, che è molto efficiente, molto efficace. Loro hanno un progetto anche per nuova occupazione, per centinaia di posti di lavoro. Quindi io credo che adesso bisogna affidarsi a proposte che siano solide, che abbiano le gambe per camminare sempre di più. E quindi sono fiducioso che nelle prossime settimane si possa anche trovare una proposta vera. Ultima domanda, poi la lascio la libero. Il Presidente Monti, lei ha preso proprio l'argomento, è sicuramente in questo momento una chimera, una possibilità per questo territorio, in quanto il porto forse potrebbe essere davvero veicolo di nuova rinascita industriale per questo territorio, ma senza lasciare da parte la vocazione comunque turistica che ha questo territorio. Sì, non sono in contraddizione. Io, come lei sa, ho nominato Monti a suo tempo da Ministro delle Infrastrutture e cre ho creduto molto nella fusione tra Termini e Palermo, proprio perché ci fossero politiche integrate di sviluppo. Il Presidente Monti mi ha illustrato oggi un progetto molto interessante di sviluppo anche su Termini, quindi io credo che questo tipo di proposta vada molto approfondita e possa accompagnarsi al contemporaneo sviluppo della vocazione turistica, perché entrambe le cose possono essere sviluppate, come sta dimostrando il porto di Palermo. Del resto, oggi ho visitato le opere realizzate e si dimostra che si può aumentare il traffico commerciale e il traffico turistico insieme. Quindi lavoriamo su proposte solide e credo che avremo buone notizie. Grazie. A lei.